Esiste il male e agisce, funziona, opera. Spesso si parla del maligno nella Bibbia, a lui si attribuivano gli aspetti negativi della realtà, ma anche le cose che non si riuscivano a spiegare, come ad esempio alcune manifestazioni di malattie neurologico-psichiatriche. L'approccio biblico è semplice: esiste una parte oscura della realtà, anche essa creata, non contrapposta a Dio, che è luce e bontà, come principio autonomo. Questa realtà opera per intorbidire le acque, per allontanarci dal bene, dalla luce. Semina zizzania nella nostra vita a piene mani. Ma, e questo è stupendo, nei Vangeli il maligno è chiamato avversario, cioè colui che si riesce a vincere. Nulla a che vedere con l'eroe decadente che la nostra modernità ha creato, facendolo diventare quasi un modello drammatico che suscita simpatia. Quando parliamo di maligno, allora, lasciamo perdere i film di horror e i libri che raccontano di esorcismi. Se viviamo una vita affidata al Signore, con semplicità e fede, abbiamo in casa chi ci difende e protegge, e nessuno può penetrare nella nostra serenità. Esiste il maligno e agisce, ma noi confidiamo in colui che ha sconfitto l'avversario. Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni, c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. È il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda. Ci farà bene in questa settimana pensare alla fine. Se il Signore mi chiamasse oggi, cosa farei? Cosa direi? Quale grano le farò vedere? Il pensiero della fine ci aiuta ad andare avanti. Non è un pensiero statico, un pensiero che va avanti perché è portato avanti dalla virtù, dalla speranza. Sì, ci sarà una fine, ma quella fine sarà un incontro col Signore. È vero che sarà un rendiconto di quello che ho fatto, ma anche sarà un incontro di misericordia, di gioia, di felicità.
pensare alla fine della creazione, alla fine della propria vita, è saggezza. I saggi lo fanno.